Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Tortorella, ovviamente un pescatore subacqueo, perché qui si parla sempre di mare e di subacquea, e sto uscendo dal porto di Agropoli in questo momento col mio gommone per cercare di andare a fare una pescata. Oggi nel video voglio parlare anche di una piccola cosa, ma è molto importante, capire quando si può andare e quando non si può andare a mare. Qui non parliamo di leggi, qua parliamo se il tempo è buono o non è buono per poter andare a fare la nostra pescata. Seguire le previsioni del tempo non è semplice, perché le previsioni del tempo ti danno una direzione del vento e ti danno una direzione anche della perturbazione in quanto riguarda le piogge. A noi subacquei, pescatori subacquei, della pioggia interessa poco, a noi ci interessa il mare, se è calmo o non è calmo. Allora, la cosa importante è seguire, perché vi faccio un esempio, se io sono in questo momento ad Agropoli lo scirocco, che è un vento che viene da sud, praticamente porta il mare completamente piatto. Ma se uno scirocco forte, la televisione mi dirà domani scirocco forte, mare mosso o molto mosso. Allora io dico, vabbè, se è mosso, molto mosso, non posso andare a pescare. E invece no, perché se il vento viene da sud e quindi in questo caso viene da terra e spinge verso il largo, il mare sarà mosso, ma sarà mosso al largo, non a terra. A terra sarà completamente calmo. Quindi la cosa più importante da seguire sono i venti, velocità del vento e direzione, in base a dove poi vogliamo andare a pescare. Poi un'altra cosa utile per i pescatori subacquei è usare le webcam. Esiste delle web che si chiamano Skyline, che praticamente ti danno una giusta visione perché sono distribuite in varie zone d'Italia e su zone anche di mare, che ci danno effettivamente non una percezione, ma l'effettivo movimento di mare che c'è stato sulla zona. Quindi è importantissimo e fondamentale seguire queste due direttive. Ovviamente se ci sta molta pioggia e quindi fulmini, è meglio non andare a mare perché i fulmini comunque possono creare dei problemi. Noi abbiamo tutta attrezzatura in carbonio e insomma io con i fulmini non ci andrei. E niente, questa è una delle indicazioni che potete seguire. L'altra è sicuramente avere una buona mappatura delle varie zone che voi potete andare e sapendo in base a quelle zone il vento come si comporta, voi potete stabilire da casa prima dove poter andare il giorno dopo in base alle previsioni. Va bene, un saluto, questo è giusto un accenno, poi faremo probabilmente un video dove spieghiamo tante altre cose. Io lessi un libro che parlava delle nuvole e diceva, iniziava così, le nuvole parlano, perché le nuvole, in base alla loro formazione, ti dicono cosa verrà dopo o che cosa sta per succedere. E qui entriamo in un discorso abbastanza, diciamo, complesso, ma si può anche, capire in poche parole e mostrando probabilmente alcuni video, perché in base alla formazione, molti dicono, per esempio, cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, perché quella formazione con nuvole tipo tante nuvole a pallina creano, praticamente nel giorno, qualche ora dopo, praticamente quella pioggia. Quindi le nuvole ci indicano moltissimo. Comunque lo faremo in un'altra puntata. Va bene, un saluto e adesso vediamo un po' se riuscirò a prendere un pesce. Ciao, a dopo. A proposito, ho dimenticato di dire una cosa fondamentale. In tutti i posti di mare esiste, soprattutto nel periodo estivo, la termica. La termica è un qualche cosa di fondamentale, perché la termica è un vento che si alza tutti i giorni per effetto del raffreddamento o riscaldamento della terra. E questo è un vento che si alza praticamente più o meno verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, l'una, quell'orario là, e cala verso le 5 e mezza, 6 barra 6 e mezza. Questo è un vento normalissimo che si alza, come ho detto prima, per effetto di riscaldamento. Praticamente che succede? Quando c'è una bella giornata di sole in periodi di alta pressione, il sole riscalda la terra praticamente riscaldandosi fa evaporare ciò che ci sta di umido sopra e crea praticamente con queste micro gocce di acqua che salgono verso il cielo una corrente,
Questa è la termica, cioè questa corrente ascensionale, che cosa fa? È come un ventilatore che butta l'aria dal basso verso l'alto. Se io butto l'aria dal basso verso l'alto, da qualche parte deve venire quest'aria e quindi verrà dal mare, che intanto durante la notte si è raffreddato. E quindi si crea questo vento che viene da mare verso terra. Poi che succede? A una certa ora, verso le 5, le 6, il sole inizia a perdere la sua intensità. E quindi inizia a calare il vento, questa corrente ascensionale diminuisce fino a fermarsi e quindi il vento praticamente scompare. La notte succede il contrario, perché il calore che ha assorbito il mare durante la notte inizia a evaporare. Quindi da dove prende l'aria questo ventilatore che butta dal mare verso l'alto? La prende dalla terra. Quindi tutte le notti, tutte le sere, se siete con una barca in mezzo al mare o vedete delle navi in mezzo al mare, avranno sempre la prua rivolta verso terra. Questa è la termica. Quindi questo non è un vento cattivo, si alza tutti i giorni e non ha una forza molto elevata, a meno che poi non si aggiunge al vento che poi è indicato sulle previsioni del tempo. Quindi questo è molto importante saperlo, che se dovete uscire e volete giornata completamente calma o con la barca o volete andare a mare a pescare o volete fare qualsiasi altra cosa, la mattina è sempre, sempre meglio farlo. Invece la sera è peggio. Ok, ciao a tutti.